Sono stati diversi i temi, i momenti che hanno caratterizzato la tre giorni di Visionaria, il Festival dell'Innovazione della Camera di Commercio di Chieti Pescara, ospitato nel Palabecci del Marina di Pescara. Uno dei focus di approfondimento più attesi, la tappa del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa in collaborazione con Union Camere. Un settore, quello delle imprese femminili, che vanta un record. La provincia di Chieti è infatti la terza in Italia per numero di imprese rosa, come sottolinea Antonella Marrollo, presidente del neocostituito Comitato per l'Imprenditoria Femminile. Sicuramente siamo contenti perché è un dato importante, la provincia di Chieti è la terza con il 28% di imprese femminili. Sono imprese maggiormente individuali, sottocapitalizzate, maggiormente nel settore agricolo, quindi sicuramente c'è ancora tanto da fare. E oggi siamo contenti anche perché Union Camere ha messo su questo roadshop di giro di imprenditoria femminile. Sicuramente le donne hanno ancora tanto da poter fare e c'è tanto che si sta facendo, quindi oggi tutti questi spunti serviranno per crescere e per aumentare il numero delle imprese femminili. Qui si parla di visione, di impresa, di visionari, perché poi ci sono gli imprenditori che hanno magari una propria visione di impresa, però ci sono poi gli imprenditori visionari che sono magari un po' più avanti, no? Beh, per essere visionari, oltre ad esserci caratterialmente, bisogna essere anche molto stimolati e quindi gli stimoli vengono dalla famiglia, vengono dalla formazione. Io continuo sempre a ripetere che la formazione è importante sotto tutti gli aspetti, a 360 gradi, perché ti apre la mente, ti apre la testa. Dicevamo bene l'Abruzzo con la provincia di Chieti per quel che riguarda il numero delle imprese femminili a livello proprio nazionale, però a livello di innovazione a che punto siamo? Bisogna migliorare qui? Beh, certo. Per l'innovazione c'è ancora tanto da fare, innovazione sotto tutti gli aspetti, e quindi torniamo sempre al discorso della formazione, degli studi, gli studi scientifici, tecnici, matematici, ingegneristici, servono agli uomini, ma servono ancora di più alle donne per aprirsi un percorso. Un'imprenditrice, quindi femminile, è diversa da un imprenditore uomo? In cosa è diversa? Ma io penso che fare l'imprenditore è uguale sia donna che uomo. La cosa che può cambiare in una donna è la natura stessa, per cui la donna è portata a fare più gruppo, a relazionarsi in maniera diversa, e questi possono essere dei punti di forza. Un'ultima cosa, un consiglio a chi magari sta sentendo questa intervista, ad una donna che vuole magari avvicinarsi a un'idea, ad essere imprenditrice di se stesso o di un'idea? Beh, la cosa che posso dire è che bisogna avere coraggio. Si diceva di Union Camere. La vice segretaria generale Tiziana Pompei spiega il motivo di questa stretta sinergia. Questo Giro d'Italia è un'iniziativa che si colloca all'interno di un piano nazionale sull'imprenditoria femminile, un piano che fa parte del PNRR e che, accanto all'attività di incentivazione tradizionale, vuole aggiungere delle attività di supporto e di education, come diciamo noi, e quindi di accompagnamento alle donne a fare impresa. E quindi anche un'iniziativa che parli di fare impresa, che racconti come sia importante. È importante fare impresa, ma soprattutto accende i riflettori sull'impresa femminile e sulla presenza delle donne anche nel mondo dell'economia. Ovviamente è un'iniziativa che fa cultura. Visionaria è un termine femminile, questo significa magari che le donne sono più visionarie degli uomini? Allora, secondo me sì, le donne sono sicuramente più visionarie degli uomini, ma io direi che è il sistema delle camere di commercio che è stato visionario in questi anni, perché da quasi 30 anni investe sull'impresa femminile con i comitati per l'imprenditoria femminile, e qui oggi siamo proprio con il comitato di Chieti e Pescara. È stata visionaria perché ha pensato appunto di investire anche sui dati, è stata visionaria perché ha pensato di investire sulla formazione, quindi sì, donne visionarie ma anche camere di commercio visionarie.
Altro appuntamento importante è quello con l'innovazione dei mercati, necessità a cui ha risposto il focus organizzato con ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il dottor Giorgio Calveri rappresenta l'ICE perché qui non soltanto innovazione e sostenibilità ma anche internazionalizzazione delle imprese. Voi fate, agite da supporto, no, per le imprese. Certo, noi la nostra funzione è proprio quella di agevolare l'internazionalizzazione delle aziende italiane e lo facciamo attraverso una rete di uffici in tutto il mondo, in tutti i principali mercati. E gli strumenti a disposizione delle imprese per quanto riguarda quelli che mette a disposizione l'ICE sono da una parte l'organizzazione di iniziative promozionali, quindi che mirano anche a promuovere l'Italia, le sue eccellenze produttive, dall'altra i servizi specifici che possiamo offrire alle aziende. Lei prima parlava di mercati, nell'immaginario collettivo la Cina, essendo un paese enorme, si pensa lì, no, a quel mercato che è ancora in parte inesplorato, però ci sono altri mercati che invece magari più della Cina possono essere appetibili per le imprese italiane? Ci sono tanti mercati che possono essere interessanti, dipende dalle caratteristiche dell'impresa, dalle caratteristiche del prodotto. Ha fatto l'esempio della Cina. La Cina è ovviamente un mercato molto significativo con grandi opportunità, ma anche magari un mercato complesso per una piccola azienda che si affaccia all'export, all'internazionalizzazione. Molti mercati, anche più vicini, possono offrire opportunità straordinarie. Oggi siamo concentrati sui Balcani e sulla Grecia. Mercati che da un lato vedono uno sviluppo del mercato interno, parlo dei Balcani, ma dall'altro anche uno sviluppo a livello industriale, a livello di innovazione, quindi c'è anche una forte richiesta di beni strumentali, di soluzioni innovative. E ancora, tema di stretta attualità, quello dell'intelligenza artificiale. Visionaria ha dedicato una sala, sempre molto affollata, di giovani, in cui alcuni esperti hanno spiegato e discusso dei rischi e delle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. Sull'argomento sentiamo Andrea Boscaro, fondatore e formatore di The Vortex, società di formazione e consulenza dedicata al marketing digitale e all'accrescimento personale. È un'occasione formidabile, sicuramente, che migliorerà molto le cose, però qualcuno si interroga, ci sono anche dei rischi per l'uomo? Se ne parla tantissimo perché Visionaria cade esattamente un anno dopo l'avvento di ChatGPT e quindi era ovvio che se ne potesse parlare, se ne dovesse parlare tantissimo. Però se ne parla tanto e si fa bene a parlarne tanto per due ragioni. La prima ragione è per tutte le innovazioni che hanno avuto luogo proprio in questi mesi. La seconda ragione è che proprio queste sono le settimane in cui in Europa e negli Stati Uniti si cerca di regolamentare l'intelligenza artificiale, cercando di cautelarsi rispetto a tantissimi rischi, dalla sicurezza all'opacità delle fonti che vengono utilizzate per addestrare gli algoritmi, per cui è bene parlarne e bene parlarne tanto. Però una regolamentazione, lei mi insegna, che probabilmente non basta a chi vuole utilizzare l'intelligenza artificiale per altri scopi, scopi chiaramente non permessi, non consentiti. Sì, però una regolamentazione ha la possibilità di imporre il fatto che un contenuto creato con l'intelligenza artificiale possa essere riconoscibile dai software che hanno come compito individuarlo. In questo momento la stessa OpenAI dice che sono in grado di riconoscere solamente il 26% dei contenuti se creati in lingua inglese, con percentuali inferiori per altre lingue. Quindi la regolamentazione, imponendo il fatto che venga fin dall'inizio etichettato un contenuto in questa forma, renderà più facile l'individuazione dei falsi. Si sta lavorando magari su qualcosa che al momento non è ancora uscita, non è ancora pubblicizzata. Su cosa si sta lavorando? Quello che è avvenuto lo scorso weekend nell'ambito del consiglio di amministrazione di OpenAI probabilmente rivela che stanno lavorando su GPT-5, al momento quello che è possibile è GPT-4, una tecnologia ancora più sofisticata. Io personalmente sono curiosissimo
anche un po' preoccupato, ma sono curiosissimo di vedere dove potrà andare a parare questa tecnologia. Nel frattempo bisogna avere ed accrescere consapevolezza, e Visionaria è stata perfetta per questo. Dottore, ci rassicuri, le macchine non sostituiranno mai l'uomo? Ma no, perché le macchine ragionano in modo statistico, per cui se si ha la competenza, l'esperienza e l'accortezza di fare le domande giuste, ci sono le risposte, altrimenti si otterranno delle risposte banali e non servirà a nulla. Si diceva delle tante ragazze e ragazzi che hanno visitato per curiosità, ma anche partecipato con proprie applicazioni. Simone, da perfetto ignorante quale sono, a me sembrano delle macchinette per fare il caffè, invece parliamo di 3D. Sì, invece sono delle stampanti 3D per liquidi, quindi viene utilizzata una resina fotosensibile che viene solidificata solo in alcuni punti per ottenere dei prodotti finiti come questi. E queste sono delle applicazioni nell'ambito dell'orificeria. È stata rappresentata la presentosa, ma con la particolarità di avere come texture le pizzelle. Senti, possiamo vedere un po' come funziona proprio concretamente questa stampante? Ok, una volta preparato il modello sul computer, può essere messo su una pennetta e diciamo si avvia la stampa. È una stampa chiaramente che richiede del tempo, no? Sì, è un processo molto lungo, può richiedere molte ore, fino diciamo in questo caso circa 4 ore. E una volta fatto questo, questi modelli vengono lavati e poi vengono ulteriormente solidificati. Simone, hai detto che occorre del tempo, addirittura 4 ore, ma questo perché è una stampante piccola, altrimenti magari stampanti più grandi possono metterci meno tempo? No, è proprio un processo lungo, quindi anche stampanti più costose, magari per avere questa risoluzione, impiegano lo stesso tempo. Chiusura con il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, che ricorda la genesi di Visionaria giunta alla terza edizione. Visionaria nasce in pieno lockdown. Quando potevamo anche starci più tranquilli, invece proprio in quel momento io credo che la mia coscienza e quella degli altri membri della Giunta della Camera di Commercio ci ha portato a guardare lontano e abbiamo pensato di creare un evento dove si potesse mettere in evidenza problemi e cercare possibilmente delle soluzioni. Ecco, così nasce Visionaria. Io credo che ci stiamo anche riuscendo a dare un contributo al sistema di vita e riusciamo a essere diciamo quelli che lanciano l'allarme sperando di ricevere poi comprensione e capire che anche se di una visione divisionaria solleviamo 10 problemi, se ne portiamo a termine positiva anche 2, credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro.